Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Fide, la cometa è un duro blocco di ghiaccio. La cometa 67P è un osso duro. Se n'è accorto il piccolo ed eroico lander File, che si è scontrato con una superficie inaspettata. 10-20 cm di polvere durissima a una temperatura di 170 gradi sotto lo zero. Ne ha fatto le spese il martello Mopus che, come racconta lo stesso strumento dal suo profilo Twitter, si è trovato di fronte a una superficie più ostica di quanto preventivato. Le cronache raccontano che l'intensità del martello ha dovuto scavalcare i 3 livelli previsti e fare appello al Desperate Mode, che però ha comportato la rottura dello strumento. Riassumendo, le caratteristiche finora note della cometa parlano di un nucleo di ghiaccio durissimo e di un'atmosfera annusata dallo strumento COSAC, che contiene molecole organiche. Non è stato specificato quali e lo studio degli spettri prosegue. Il risveglio di File, fanno sapere gli scienziati, è previsto e sperato per marzo, quando il Sole potrebbe riattivare il lander con la sua energia raccolta dai pannelli. La sua fida compagna Rosetta continuerà ad orbitare intorno alla cometa, inseguita per 10 anni. L'asteroide Vesta come non lo avete mai visto. Dopo 2 anni di lavoro è arrivata la prima mappatura tettonica in HD della superficie di Vesta. Una straordinaria impresa che ha impegnato i ricercatori della School of Earth and Space Exploration dell'Arizona State University, che finalmente mostra le caratteristiche della storia remota dell'asteroide studiato fra giugno 2011 e settembre 2012, grazie alla missione NASA Dawn. Il passato di Vesta è segnato da innumerevoli cicatrici. La mappatura geologica rende visibile come, in epoche lontanissime, l'asteroide sia stato oggetto di violenti impatti, che hanno lasciato molti crateri. Il team di scienziati ha studiato le caratteristiche del suolo di Vesta per riuscire a sviluppare una cronologia degli eventi geologici. Passando da un cratere all'altro, sono riusciti a realizzare la mappa cronologica di tutti gli eventi, aiutandosi anche con i colori. In fondo agli abissi per studiare i neutrini. La prima torre dell'Osservatorio per Neutrini K3NET Italia è stata posata a 3.500 metri di profondità, sul fondale marino a largo di Porto Palo di Capopassero. Quando tutte le fasi saranno concluse in fondo al mare di Sicilia, troverà posto il più grande telescopio per neutrini astrofisici dell'emisfero boreale, costituito da 8 torri e 24 stringhe. L'obiettivo del complesso laboratorio sottomarino, nella cui progettazione un ruolo chiave lo gioca l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è realizzare una matrice tridimensionale di sensori per la rivelazione e la misura di neutrini astrofisici di alta energia. L'osservatorio entrerà a far parte di un sistema più complesso che coinvolge tutta Europa. Costituirà un nodo dell'infrastruttura di ricerca KN3NET che poggerà su oltre 200 strutture. Eruzioni e detriti. Arriva il meteo spaziale. È ricomparsa la macchia solare che tanto aveva allertato il pianeta Terra a metà ottobre. Identificata da subito come la più grande degli ultimi 25 anni, la sua influenza aveva compromesso le trasmissioni radio. Ora è di nuovo visibile sulla superficie della nostra stella, seppure pare più moderata rispetto al suo debutto. L'attenzione degli scienziati si sposta ora sulla possibilità di prevedere questi fenomeni, non tanto per monitorare le eruzioni, quanto per capire se queste avranno degli effetti a terra o meno. Ci stanno lavorando allo SWICO, Space Weather Italian Community, per cercare di realizzare entro il 2016 il primo servizio italiano di meteo spaziale che permetta di allertare i terrestri prima che si verifichino i disagi e anche di intercettare eventuali detriti pericolosi per il nostro pianeta. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. È nato il termometro senza fili, si userà per misurare la febbre a distanza. Parliamo di un dispositivo wireless che, indossato dal paziente, rileva la temperatura del corpo e trasmette il dato a un ricevitore posizionato nel raggio di mezzo metro. Tecnicamente si chiama sensore epidermico, è stato sviluppato nella Facoltà di Ingegneria di Roma Tor Vergata dal team guidato da Gaetano Marrocco. Uno strumento semplice che assomiglia a un cerotto e permette di acquisire dati sulle persone in movimento. Basso costo e vita pressoché eterna, inoltre non necessita di batterie.
L'idea, nata dalla tesi di laurea di Stefano Milici, è stata sviluppata da Sara Mendola e Sabina Manzari e il team sta già vagliando nuovi spin-off per utilizzarla anche in altri campi. È uno strumento che potrebbe trovare applicazione negli aeroporti e nei luoghi di frontiera, in caso di emergenza o di epidemia, in cui è necessario valutare le condizioni di un paziente evitando un contatto non protetto. I due ragazzi qui fuori faranno un esperimento, loro integrano un sensore epidermico di temperatura e rappresentano ad esempio dei passeggeri che devono entrare in un aeroplano o degli operatori sanitari all'interno di un ospedale o dei pazienti. Quindi quello che vogliamo vedere è la loro temperatura al passaggio in questo varco. Prego, potete passare. Quindi il programma mostra la temperatura istantaneamente, il nome e i dati del paziente. Come si può vedere? La lettura è istantanea e wireless. Il sensore epidermico è completamente passivo e invisibile per il paziente. Il sensore contiene un'antenna molto sottile e un microchip. Vive soltanto dell'energia che gli viene comunicata da lontano da un lettore tramite onde elettromagnetiche. È l'evoluzione del codice a barre applicata sulla pelle. Questo sensore non ha batteria, quindi vive soltanto dell'energia che gli viene comunicata da lontano da un lettore e tramite onde elettromagnetiche. Quindi una volta posto sul corpo umano quando il corpo umano è in prossimità di una stazione di interrogazione, che può essere un varco, un dispositivo grande come un telefono, il sensore si accende e trasmette indietro due informazioni. Un codice identificativo che può identificare il nome della persona, il documento e la sua temperatura istantanea. Quindi può essere utilizzato in applicazioni sportive, in applicazioni ospedaliere per monitorare lo stato di salute di pazienti a letto, ma anche per monitorare la temperatura di flussi di persone. Infatti, a differenza di quanto è stato fatto in passato da team pionieristici negli Stati Uniti, questo dispositivo può essere letto fino a circa mezzo metro di distanza. Ma le applicazioni di questi semplici ed efficienti oggetti non si fermano qui. Rilevare la temperatura in modalità wireless trova riscontri in campi inaspettati, dall'edilizia per controllare lo stato di salute di una struttura alla medicina per tenere sotto controllo le protesi e immagazzinare i dati dell'impianto, fino al night care, vale a dire il monitoraggio del sonno che fornisce il tracciato della notte. L'ultimo metro di Internet delle cose, come viene definita questa branca che studia l'interazione tra computer e oggetti, guarda costantemente al futuro. È già al vaglio l'evoluzione del sensore epidermico, le cui funzioni saranno integrate dalla rilevazione del sudore, un'applicazione che può arrivare anche nello spazio. Un'altra applicazione interessante è quella in ambito spazio. Potrebbe essere posto sulla pelle di astronauti e monitorare in maniera del tutto trasparente e discreta l'attività che fanno durante il giorno, eventuali movimento, eventuali iperattività, come pure momenti di crisi rilevabili dall'incremento di temperatura e di sudorazione. E rimanendo in ambito spaziale, i sensori wireless potrebbero dare una mano anche con i satelliti nella fase del controllo a terra. Noi lo chiamiamo origami perché è ottenuto ripiegando una forma molto più complessa e serve a misurare la distribuzione di temperatura su circuiteria elettronica, quindi si può incollare o fissare in un altro modo su elementi che si scaldano, come per esempio l'interno di un computer o una strumentazione complessa come può essere quella di un satellite, e misurare a distanza fino a circa un metro e mezzo, la temperatura istantanea. Anche in questo caso non abbiamo bisogno di fili, perché tutta l'interazione passa tramite campi elettromagnetici. Quindi nella tecnologia spaziale, dove attualmente il monitoraggio termico a terra richiede centinaia e centinaia di cavi per un peso di qualche percento dell'intero satellite, con tempi lunghi per l'installazione e tempi per la disinstallazione, questa tecnologia qui permetterebbe invece di risparmiare tempo, di eseguire una lettura in maniera istantanea e estremamente economica, ed in teoria gli oggetti potrebbero rimanere solidali con l'elettronica anche dopo la misura, perché in questo caso sono fatti di cartoncino, quindi hanno un peso praticamente trascurabile.